Buongiorno a tutti ragazzi dal vostro Cartal Curva Nord. Il giorno dopo Frosinone-Perugia fa male, ma non fa male la sconfitta, perché la sconfitta in sé per sé. Mi sono già sfogato ieri dicendo appunto quello che penso di questi signori che si stanno divertendo alle nostre spalle e ci stanno facendo mangiare del fegato. Ma la cosa più inquietante che in queste ore mi fa più tremare è sentire le parole di una persona carismatica, dove ieri anche io purtroppo un po' l'ho punzecchiato, e chiedo scusa al mister, appunto Sergio Cosmi, ma quello che ha detto a fine gara semplicemente, ragazzi, mi fa un po' riflettere. Mi fa un po' riflettere e condivido con lui lo stesso pensiero, perché questa squadra non ha palle, questa squadra ha paura. Lui ha detto questa squadra ha paura. E io condivido appieno, io condivido pienamente il pensiero. Questa squadra, ragazzi miei, è fragile. Io sono con Cosmi con questa ideologia. Siamo una squadra fragile, una squadra che ieri non ha messo le palle, ha cercato di attaccucchiare, non so manco come definirlo, cercare un briciolo di cercare di fare qualche gioco d'attacco al primo tempo, ma al secondo tempo appena hai preso gol, boom, siamo scomparsi dal palcoscenico, siamo proprio capatultati in una... sprofondando nella depressione più totale. Questa squadra non ha più l'identità, e vi dico subito che in questa maniera non si va da nessuna parte. Io mi auguro, e dico mi auguro, mi appello a questo video, non so mai se potrei mai vederlo, se è mio, ma non ci abbandonare nemmeno tu. Posso capire appunto che questa squadra non ha le caratteristiche giuste per la tua filosofia di pensiero. Per me c'è qualcosa nello spogliatoio che si è rotto, che ancora non si riesce a capire il nodo, secondo me, di questo gap che questa squadra ha quest'anno. Perché non è imbarazzante vedere una squadra senza palle, senza motivazioni, senza orgoglio. Una squadra dove ti sta prendendo per il culo. E tu questi colori qua, il bianco e il rosso, non lo meriti. Tu non lo meriti, tu non puoi continuare a prendere per il culo. Tu giocatore che giochi in questa squadra devi buttare il sangue, devi buttare sangue, devi avere il sangue agli occhi in ogni partita. Ogni partita deve arrivare fino a come se fosse appunto una finale. Noi siamo stati ieri indecenti, e come posso io non dare ragione a Serse? Ieri ho punzecchiato, ma non sapevo tutto il resto. Infatti mi ricredo e dico che ha ragione il mister. Ma anche io ho visto ieri che questa squadra non merita, non c'ha palle, non c'ha carattere, non c'ha carisma, non c'ha veramente quello che fa parte del DNA del Perugia. Quella non è una squadra da DNA del Perugia. Dite quello che volete, pensatela come volete. Questa squadra è imbarazzante, con la Spezia zero tiri in porta. Ieri non hai fatto nulla. Ieri non hai fatto poco e nulla. Nemmeno il minimo compitino hai fatto. E non è possibile andare avanti così, non è possibile andare avanti così. Così si rischia lo sprofondare. E già stai sprofondando, perché ok, i numeri ancora forse sono dalla tua parte, ma perché sei fortunato. Però non è possibile andare avanti così. Io mi auguro, Serse, non ci abbandonare nemmeno tu, non ci abbandonare nemmeno tu. Perché se abbandoni anche tu a questo punto questa squadra, non so dove la ritroveremo. Richiamare Massimo Otto? Non so quale sarebbe appunto
se sarebbe il massimo di chiamare Massimo Odio in questa situazione, che lui è peggio di quest'altro messi insieme. Quindi meglio lascia stare, meglio andare avanti con un condottiero vero. Spero che lui possa trovare da questi calciatori la mente, una chiave che porta appunto uno sblocco a questa squadra, un discorso mentale, fisico, perché questa è più una questione mentale, mettiamoselo in testa. Io mi sono rotto il cazzo di vedere una squadra così, come penso anche molti di voi. Adesso attendiamo le prossime ore, i prossimi giorni, quello che succederà in casa, appunto. Vediamo l'incontro tra Cosmi e Santo Padre, dove porterà, vediamo cosa succederà, perché è impossibile continuare a giocare in questa maniera. Io voglio una squadra che lotti, che sudi e che soprattutto ritorni alla vittoria con la fame, con il sangue agli occhi. Poi che il gioco non potrà arrivare, pazienza, il gioco non arriverà, ma l'importante è arrivare a fare risultati, perché in questo campionato quello che contano sono i risultati, non tanto il bel gioco arriverà, se poi mai un domani ci sarà. Adesso pensiamo a fare punti, e punti pesanti soprattutto, perché qua non ci sta più nemmeno quello. Ripartiamo di corsa, dal primo, da Vicario a Iemmello, per passare da Carraro, Niccolussi e tutti quanti. Fate il cazzo del favore di dare una scossa mentale e soprattutto tirate fuori i coglioni, perché ci siamo rotti il cazzo di vedere un Perugia veramente così brutto. Io spero di essere stato chiaro con questo video, non è un video a sfogo né nulla, è semplicemente appoggiare le solite basi che ha detto ieri il mister Serse Cosmi. Mister, non ci abbandonare, squadra, svegliati, società, fai qualcosa, perché altrimenti qua si rischia di sprofondare come non mai. Con questo è tutto ragazzi, dal vostro Cartal Curva Nord, iscrivetevi al canale YouTube e ditemi anche voi come la pensate.